Buon pomeriggio ragazzi e bentornati qui con me su KBTV. Io sono KBGoku come al solito e oggi siamo su test drive. Stiamo per prendere la nostra licenza per guidare sullo sterrato, ok? Poi andremo a scegliere una macchina, non so quale perché, vabbè, vedremo. Poi magari nel prossimo video vi farò vedere che auto sono disponibili per ora e mi direte voi quale volete che io compri come al solito perché. Come dico tutte le volte, il mio canale si basa sulle vostre richieste, quindi mi pare ovvio che sceglierete anche voi questa macchina qua che forse se mi fermo. Ah, si ferma in fretta. Ok. Quindi sceglierete anche in questo caso voi la macchina. Non ce ne saranno tantissime, però. Boh, no, in effetti qua. Boh, non lo so, ce ne saranno 5 o 6, immagino. Vedremo, vedremo. Poi il prossimo video immagino, non lo so, adesso vediamo quanto dura questa prova, non lo so, non ne ho proprio la più pallida idea, potrebbe durare 10 secondi come un anno. Il primo test è durato 15 secondi, quindi comunque non è indicativo. Questo vedo che non può durare più di un minuto in ogni caso, quindi comunque poi ci arrangeremo e vedremo chi sarà il più forte sullo sterrato, KB o gli altri. Oddio, qua c'era. Oddio, lì c'era il buco, devo stare attento. Molto attento. Molto attento, muy attento. Vabbè, dai, ultimo giro, ci ho messo 30 secondi, adesso sono partito anche in velocità. Quindi di sicuro ci metto meno 30 secondi a fare sto giro, non credo, a meno che non mi stampo, non finisco in un fosso, in teoria. Dovrei riuscire a fare anche questo, ragazzi. Devo riuscire a fare tutto, spaccare la terra. Oh, io mi sono spaventato, lasciate perdere. Poi vabbè, ieri io ho avuto l'esame, adesso sono un po' più in vacanza. Non so se sono andati bene o male, spero bene. Comunque sono un po' più in vacanza, quindi teoricamente riuscirei comunque a portarvi altri video bonus. Si fa per dire vacanza, cioè tra un mese ho altri esami, però ho un po' più tempo, li ho già iniziati a studiare, mi sono portato già un po' avanti, devo scrivere anche la tesi. Insomma. In teoria ho un pochino più tempo. Comunque vedremo poi. Allora, cosa fare, cosa fare, cosa non fare. Di sicuro si può prendere questo Range Rover. Cioè, devo fare i conti sui soldi che abbiamo. Perché magari non abbiamo abbastanza soldi per comprare. Oh! Comprare questa macchina. Però tendenzialmente il Range Rover dovrebbe esserci, ecco. Dove si va? Ah, tutto dritto. Guarda lì, cioè, c'ho 5 secondi e 61 di vantaggio. 6 secondi e 61. Frena. 7 secondi e 42. Yahoo! 7 secondi e 92. La potenza del KB. No, bah, 9 secondi e 40, ragazzi. Qui tra l'altro vedi che dice frena e non c'è. Club, sei stato promosso? Non so perché, ma va bene. Comunque, siamo qua. Anche questa prova mi sa che l'abbiamo vinta con una decina di secondi di vantaggio. Fantastico. Tipo 15. Che verso fa lei? Tizia, tanto poi ti umilio, tranquilla. Poi quando facciamo le gare, vedi le testate sui denti che ti do. Anche il Touareg, penso si possa. No, il Touareg forse è B2. No, no, C, B è lo sterrato, però. Non mi ricordo adesso se che B sia. Assolutamente, non mi ricordo se si può già comprare anche qua o se invece si può comprare dalla prossima categoria, diciamo, non mi ricordo. 0,73 di vantaggio, non ho tanto. Tra l'altro non mi ricordo più che altro qual è il tasto dello freno a mano, ragazzi, cioè io lo farei, ma giuro non mi ricordo, tipo tondo? Non è tondo, cioè sicuro non è tondo. Forse quadrato, aspettate. Forse sì. Sì, è quadrato, è quadrato, è quadrato. Vedete che se schiaccio rallenta. Sì! 4 secondi e 14. Vai, vai KB, vai KB. Quadrato anche qua, dai. 5 secondi e 17, vai. Adesso ne voglio 6, eh. Ne voglio 6, però non credo perché ho fatto una boiata, ma va bene, vediamo. 6 secondi e 06. Finish! KB, va, avanza, prosegue il test successivo. E via così. La potenza del K. E
e la forza della B. Ma non ha senso. No, la pioggia no, No, la pioggia no. Ti prego, stai occhio, vai piano, che piove, lascia fare KB, perché è un quattro ruote motrici, però. Potrebbe farmela fare anche con la Delta, eh. Ha acquistato uno yacht? Potrebbe farmela fare con la Delta, dico, la... la cosa dello sterrato, che è fica la Delta, però vabbè, me la fa fare con questi SUV. Tanto è vero, in Gran Turismo non ci sono i SUV, ragazzi. Se smetti di farmi fare i salti, grazie. Qui c'è il ponte, sì. No, stavolta devo andare dall'altro lato. Boia, che botta, ragazzi. Oh, gira, gira. Forse non era il caso di prendere in pieno il coso. Vabbè. Primo giro in 44, bene, non ce la faccio. Ve lo dico, cioè sicuro. Ah, a parte. Ah, giusto, giusto. Non devo toccarli, pensavo mi desse la penalità. Ho detto, vabbè, senti, magari mi prendo un secondino di penalità, ma taglio. Va bene, no, fa niente, lasciamo perdere. Vediamo di non prendere. Sì, ho capito, ho acquistato uno yacht, stai calmo, eh. Quindi 1 minuto e 20, non posso metterci più di 40 secondi a fare un giro. Ergo, impegnati KB, perché tipo qui potevi non andare così largo. Vabbè, fa niente, poco male. Poco male. Vai così. Perfetto, ci siamo. Là in fondo mi raccomando a sinistra, non a destra. Sono andato ovviamente dove prima, sul monte. Fa niente. Gira, frena mano. Ok, direi che ora siamo messi molto meglio. Prima sono passato a 35, stavolta passiamo a 41 circa. Ma in compenso siamo già in velocità, quindi in teoria secondo giro. No, no, ok. Il secondo giro in teoria ci vuole meno di solito. Però se faccio ste boiate, capace che ci metto di più. Quindi vediamo di farle bene. Se no, qui c'è il ponte, se lo piglio è meglio. Frena. Oh, là, stavolta non sono. Dove sto andando? Non lo so. Gira. Ok, vai che ce la facciamo. Tanto siamo arrivati. Vediamo, vediamo se adesso. Cosa abbiamo ottenuto? Superato il test, vai, test successivo. Mi sa che non ne mancano tanti, eh. Saranno stati 6 o 7, quindi più o meno dovrebbe essere uno degli ultimi questo. Test d'allenamento, vai. Oh, sull'asciutto finalmente, di nuovo. Vai KB. Vai, vai, vai KB. Schiaccia, scanna, spassatela. Tarellatela, vola, vinci. Ho detto verbi proprio così. Sprizza anche, si potrebbe dire, però. A tutto gas in alternativa. KB, vai. Un secondo e 64. Qui si gira, mi sa. Forse dietro all'albero, però magari. Non in faccia all'albero. Vai, quanto abbiamo? 2 secondi e 97. Abbiamo già vinto, basta. Mi ritiro. Surrendo. Oh, si surrenda a LOL, ragazzi. Non a test drive. 3 secondi e 50. Qui si salta, mi sa. Cioè, sto andando piano in pianotto, però mi sa che un saltino. Ve l'avevo detto. Un saltino si fa. Quanto fa sta macchina? 100? 200, farà 220? Giù di lì. Grosso modo farai 220. 5 secondi e 41. Qua il vantaggio del K aumenta. Proprio in maniera esageratamente veloce. Ho già finito anche questo test, ragazzi, eh. Adesso se mi dà la patente sono anche più contento. La patente per umiliare. Vedi? Nuovo campionato disponibile. Si chiama patente per umiliare gli avversari, questa. È il nuovo nome. Sì, sì, tizia, adesso. Mia, fai la squinzia. Grande. Adesso ci facciamo la foto. No, mi fa la foto, guarda, eh. Simpaticamente. Questo era ovviamente il telefono. Tac, licenza approvata. Va bene, la prossima volta, ragazzi, vi faccio scegliere l'auto. Così andiamo a fare. No, a parte che. Quanto è che è? Ma sto video è stato abbastanza veloce, però non credo di avere i concessionari sulla mappa, ragazzi, perché se ce li ho ve li faccio anche vedere. Ah, qui c'è un. Ah, potrei farvi vedere un relitto, ecco, aspetta. Di sicuro i concessionari non li ho. Aspettate, eh. Aspettate. Che qui sta caricando, vabbè. Entro la fine del mondo. Ok, grazie. I concessionari.
No, beh, un po' li ho, però non ne ho tantissimi. Ne ho qualcuno qui e là. No, vabbè, invece no, anziché fare sta cavolata, io voglio cercare il relitto. Dov'è? Era qui. Sentite che lampeggia, cioè non so se... No, di qua rallenta il lampeggio. Dovete sentire che aumenta. Di qua sta aumentando. Deve essere tipo qua. No, di qua sta rallentando. Qui aumenta, aumenta, aumenta. Dov'è? Dov'è? No, qui ha rallentato. È tipo qui dentro sarà. Ah no, eccolo qua. Eccolo qua. Ecco, Congratulazioni, hai ho trovato trovato il mio primo l'istante. relitto, ragazzi. Continua a guidare Se il tuo miglior completa. progetto Adesso ho per trovato verificare un se pezzo esiste solo. selezionato. Ogni relitto fa un pezzo, ogni tipo 10-12 pezzi, una roba così. Completate l'auto e te Sfidati la dai in prima con garage. sfide secche. No, Devi nulla. attivare questa Va bene, skill immediatamente. basta. Direi che quindi per la prossima volta vi faccio vedere le auto che sono disponibili. Per oggi è tutto. Qui con la Delta, io, il negro volante e voi ci si vede con i prossimi video. Bella, raga!